Bene, benvenuti. Vediamo come mettere uno sfondo alle vostre realizzazioni Godot. Vedete, qui c'è un esempio in cui ho messo uno sfondo che è un'immagine a 360 gradi. Questa immagine a 360 gradi la si può navigare con uno scriptino, ma per il momento vi faccio vedere come si mette lo sfondo semplicemente. Quindi la prima cosa da farsi è ottenere, vabbè, proviamo a creare il tutto da zero, così vi faccio vedere bene tutto quello che si fa. Windows Godot 3.1, creiamo un nuovo progetto e qui mettiamo sfondo 1, creiamo la cartella, facciamo creare modifiche e qui abbiamo un progetto vuoto. Ci vediamo una scena 3D. Ecco, una cosa che è importante è che vedete che c'è già uno sfondo, che è quello automatico, e questo sfondo è regolato da default env.trs. Questo è uno sfondo procedurale, quindi non è un'immagine. Se noi vogliamo mettere come sfondo un qualche cosa di procedurale, dobbiamo avere un'immagine a 360 gradi. Io ho preso un'immagine, quindi questa, che è un'immagine che effettivamente è Panosphere, che è un'immagine a 360 gradi, che se l'apro vedete è fatta così. Queste immagini si possono produrre in molti software, si possono produrre anche da Blender o anche in iFidelity, insomma si possono fare in molti, oppure si prendono da internet. Nel caso specifico noi prendiamo questa immagine, la copiamo e abbiamo cura di metterla dentro il nostro progetto. Il nostro progetto, quindi andiamo qua, facciamo show in file manager per vedere dov'è il nostro progetto e poi infine facciamo incolla panosphere.jpg. Quando entrate in Godot, lui automaticamente importa questa immagine. Andiamo nel default env, questo. E andiamo a vedere com'è definito l'environment di default. Come vedete c'è un background e c'è uno sky e che c'è la modalità è cielo. Procedural sky è quello che abbiamo visto, quello col sole. Noi in realtà gli diremo di fare un panorama sky. Facendo un panorama sky, vedete che diventa tutto nero perché gli abbiamo cancellato il suo bellissimo cielo di default, e però dobbiamo definirne uno noi, quindi clicchiamo qua in modo tale che diventa blu, poi andiamo sul panorama e andiamo a definire carica. Facendo carica ci permette di cercare le nostre immagini 360 gradi. Clicchiamo e poi ricordiamoci ancora di salvare la scena, quindi salviamo la scena come main scene main salva e poi andiamo a fare il play del nostro piccolo giochino. Così non funzionerebbe perché definiamo la scena principale. Vedete che viene tutta grigi perché manca la camera, lo sappiamo. Quindi mettiamo una camera, mettiamola in qualunque punto e poi a questo punto abbiamo il play della scena e vediamo la nostra scena. Ora, per fare in modo tale da muoverla, occorre avere due scriptini che vi farò vedere in un prossimo video.